Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, se gli incendi in generale sono fonte di grave apprensione, il rogo della discarica di Bellolampo a Palermo ha creato per la sua peculiarità una situazione di obiettiva preoccupazione e disagio sia per le possibili cause sia per le conseguenze sull'ambiente e sulla popolazione. Per le prime occorre sapere se ci sono origini criminali, come dice il sindaco di Palermo, Lelu Corlando, e se sì, quali misure il governo intenderà seguire per individuare i colpevoli e prevenire il ripetersi di fenomeni analoghi. Per le seconde il governo ci deve dire il livello di inquinamento da diossina, da altre sostanze, come intende comportarsi per contenere e limitare il fenomeno. Altresì vorremmo sapere, trattandosi come detto di un incendio particolare, cioè appunto quello in una discarica, se sono state seguite tutte le misure precauzionali per quanto riguarda il gestore, cioè l'azienda pubblica di igiene ambientale attualmente commissariata, che a detta del sindaco di Palermo presenta disfunzioni generali come l'inadeguatezza dell'impianto antincendio e la mancanza di dotazioni di dispositivi di protezione individuali. Inoltre, in una prospettiva più generale, ricordiamo che non solo la Sicilia, ma molta parte dell'Italia brucia nei mesi estivi, provocando danni ingentissimi al patrimonio ambientale, oltre che comprensibile preoccupazione nella popolazione. E per questo chiediamo anche al signor Ministro dell'Ambiente di mettere in azione tutti i provvedimenti preventivi del caso. Lo Stato, infatti, dovrebbe avere una funzione fiduciaria e di tutela presso la pubblica opinione. Per fare questo, il Governo e le istituzioni devono sempre agire per il meglio, sia in funzione preventiva che fattuale. Solo così potremo riguadagnare quella fiducia nel rapporto tra cittadino e istituzioni che da troppo tempo si è indebolito e manca del tutto. Grazie.